protesa tra terra e cielo, tra le viscere del sottosuolo e le luminose altezze verso cui si slancia il duomo, Orvieto ha sempre avuto un'intensa vita sotterranea, a cui gli abitanti hanno affidato nei secoli parte dei bisogni quotidiani e importanti attività economiche. È stata la particolare natura geologica del masso su cui sorge la Rupe, costituito in gran parte di tufo e pozzolana, a consentire di scavare, in 3.000 anni di storia, le oltre 1.000 cavità che si intersecano e si accavallano sotto il tessuto urbano. Furono gli Etruschi i primi a scavare, alla ricerca dell'acqua, pozzi, cunicoli e cisterne, realizzando un avanzato sistema di architettura idraulica sotterranea. Nel Medioevo, il contatto idraulico con il sottosuolo continua. Risale al XIII secolo la costruzione dell'acquedotto pubblico, di cui sono visibili alcuni resti sotto il Palazzo del Popolo e lungo le scale mobili che conducono a Piazza Ranieri. Accanto a questa risorsa non mancavano pozzi e cisterne pubbliche e private. E cisterne e pozzi punteggiarono ovviamente la città anche in epoca rinascimentale. Gli esempi più grandiosi sono il Pozzo di San Patrizio e l'ancor più antico Pozzo della Cava, ma si incontrano aggraziate cisterne monumentali in diverse piazze e chiostri. Il Pozzo di San Patrizio fu commissionato nel 1527 a Antonio da San Gallo il Giovane da Papa Clemente VII per assicurare acqua alla città in caso di assedio. Enormi le misure della perforazione cilindrica, 50 metri di profondità, 13 di diametro, e davvero singolare la trovata architettonica della doppia rampa elicoidale per permettere alle bestie utilizzate per il trasporto dell'acqua di non ostacolarsi nel doppio senso di marcia lungo i gradini. Particolarmente suggestivi poi i 72 finestroni che lasciano giocare la luce con le tonalità della pietra. Una visita all'Orvieto Ipogea non può prescindere dal suggestivo percorso del Pozzo della Cava. Il condotto fu fatto riadattare da Papa Clemente VII nel 1527 e i lavori si conclusero nel 1530, 7 anni prima di quelli del Pozzo di San Patrizio. Lungo le cavità della struttura, che mette a contatto con tutte le epoche che hanno fatto la storia di Orvieto, è ben palese quanto la vita degli abitanti fervesse di occupazioni nella città sotterranea. Vi si incontrano un follone medievale per la lavorazione della lana, un cunicolo etrusco per la canalizzazione dell'acqua, una cisterna etrusca a cacciopesto, 2 butti e una tipica cantina di epoca medievale, una fornace utilizzata come laboratorio di ceramica nel 300 e nel 400, con scarti di maiolica e lustri cinquecenteschi che provano la continuità di lavorazione dei ceramisti orvietani. E naturalmente il Pozzo della Cava vero e proprio, che presenta, incisa nella struttura circolare, una sezione rettangolare provvista di pedarole, un condotto di epoca etrusca che deve aver fatto da guida per lo scavo del pozzo cinquecentesco. Poco distante, sulla stessa via della Cava, altro spazio sotterraneo di grande interesse è il Museo delle Maioliche Medievali e Rinascimentali Orvietane, la cui particolare caratteristica è quella di rendere fruibile una ricca serie di manufatti nello spazio in cui sono stati prodotti. L'esposizione delle maioliche è formata dagli scarti di 2 fornaci che hanno operato nel luogo dalla seconda metà del 300 al 500. Oltre a produrre pezzi unici, l'antica fornace sfornava pezzi seriali in cospicue quantità. Una vera e propria fabbrica su scala industriale, avvalorata dal ritrovamento di pezzi ripetitivi, tra cui uno straordinario gruppo di 400 tazzine tutte uguali. Anche il grande forno, l'unico ancora intatto del 400 esistente in Italia, forse nel mondo, per la cottura di maioliche, testimonia un'ingente produzione. Altra importante particolarità, la tipologia del manufatto dimostra come nell'officina fosse possibile realizzare maioliche al lustro, riconducendo alla città di Orvieto produzioni che prima di questa testimonianza
si ritenevano non autoctone. Un itinerario di grande suggestione è la visita guidata Orvieto Underground. Attraversando due complessi ipogei si incontrano i resti di un ampio frantoio. Di grande impatto la pressa e alcune mole, di cui una datata 1697, anche se la struttura potrebbe risalire addirittura alla seconda metà del 300. Di fronte alla pressa, un vano che potrebbe essere una delle vasche in cui venivano poste le sanze prima della seconda spremitura, e intorno una serie di evidenze funzionali al mulino: vasche, cantine, stalle, un focolare e una condotta per l'acqua. Nell'ampio spazio ipogeo si nota anche una serie irregolare di ambienti collegati tra loro. Una grande cava di pozzolana, che offre un interessante esempio di come si procedesse nello scavo, in modo del tutto disorganico, seguendo i filoni offerti dalla presenza di materiale. Di grande fascino e interesse anche la cavità dei cosiddetti colombari. Le fitte aperture quadrangolari, che per molto tempo hanno appassionato gli archeologi sulla natura della loro origine, si sono alla fine rivelate come celle utilizzate per allevare i colombi a fini alimentari fin dall'epoca medievale, funzione avvalorata dalla presenza di vasche per l'approvvigionamento idrico e da aperture per mettere i volatili in contatto con l'esterno. Non esitate a compiere questo straordinario viaggio nel tempo. Il percorso è agevole e non richiede accortezze particolari, giusto un paio di scarpe comode. Quando riemergerete, lo slancio del Duomo vi sembrerà ancora più ardito e luminoso.